Benvenuti. Allora, questa conferenza stampa è per la presentazione di un documento molto importante per noi, cioè la delibera che introdurrà, modificando lo statuto del Comune di Milano, il referendum deliberativo e abrogativo. Questo è un, come adesso vi spiegherò, un passaggio molto importante per la democrazia diretta. Come sapete, per il Movimento 5 Stelle è uno degli argomenti fondamentali proprio il modificare la relazione tra cittadino e pubblica amministrazione, tra cittadino e politica. L'unico modo per farlo davvero è proprio modificare gli strumenti di partecipazione. Noi viviamo in una politica che è totalmente chiusa da parte dei partiti. Fino ad ora, se volevi partecipare alle elezioni, dovevi passare attraverso un partito. Se volevi fare un referendum, ok, lo facevi, ma comunque il risultato poi passava attraverso di loro, che potevano attuarlo oppure no. E questa, per esempio, è la situazione del Comune di Milano. Come funziona la democrazia diretta nei paesi, diciamo, avanzati da questo punto di vista? Quindi Svizzera, Stati Uniti, l'Uruguay, anche se non lo sa nessuno. L'Uruguay viene chiamato la Svizzera dell'America del Sud perché è una tradizione centenaria di democrazia diretta, proprio di strumenti di democrazia diretta. Di fatto il referendum, come ovviamente strumento principe, poi ce ne sono molti altri che vi presenterò, è deliberativo. Vuol dire che i cittadini possono fare una proposta, metterla in votazione e se questa viene approvata diventa eseguibile direttamente dagli uffici. Cosa avviene invece in Italia adesso? Il referendum, e parliamo di quelli dei comuni, poi il discorso è estendibile senza problemi alle regioni, è proprio che i referendum sono consultivi, quindi i cittadini raccolgono le firme, scrivono una proposta e sappiamo quanto è difficile farlo perché le nostre amministrazioni non aiutano e teniamo sempre in conto che solitamente il referendum viene fatto da dei cittadini su un argomento che l'amministrazione non vuole. Questo è, diciamo, la base dei referendum e proprio per questo ovviamente l'aiuto non è sempre il massimo, la facilità proprio di portarlo a termine non è scontata. E proprio per questo abbiamo nei comuni adesso in Italia referendum consultivo. I cittadini raccolgono le firme, campagna elettorale, il comune organizza le votazioni, i cittadini vincono il referendum, ma l'amministrazione può comunque non farlo o decidere come attuarlo. Questo perché è solo utilizzato come consultazione. Questa è la legge 24190. Il passaggio successivo è stata la legge 265 del 99, una legge poco conosciuta, ma che di fatto ha dato la possibilità ai comuni di introdurre nuovi tipi di referendum. Ed è da questa legge che nasce la nostra proposta di oggi. Quindi, partecipazione diretta, e soprattutto strumenti a servizio della cittadinanza attiva, diciamo. Avere dei referendum che funzionano è uno strumento proprio pensato per le associazioni, per la società civile organizzata e per i normali cittadini. Soprattutto ora che con la rete è possibile far viaggiare un'idea valida in rete riesce a viaggiare senza problemi. Quindi, partendo proprio per fasi, adesso per spiegarvi la proposta concretamente come funziona. Ci sono diversi strumenti di democrazia diretta, il referendum, il bilancio partecipato, l'urbanistica partecipata, la scrittura condivisa dei regolamenti, le commissioni aperte, l'istruttoria partecipata degli atti e i town meeting. Questi sono alcuni degli strumenti che come movimento si può iniziare a introdurre, a parlarne, perché in Italia non è normale a pensare una politica che non sia l'elezione una volta ogni 5 anni. Proprio per questo partiamo dal referendum, quindi la nostra proposta è introdurre un referendum che funziona. Studiando un attimo da 20 anni a questa parte, cioè da quando è stato introdotto il referendum consultivo sia nel Comune di Milano che comunque in tutti i comuni d'Italia, c'è un dato spaventoso, che è uno strumento che non funziona, non viene utilizzato. In parte perché, come vedremo, servono moltissime firme, c'è poco aiuto dagli uffici, si conosce poco come di fatto si possa attuare questo strumento, ma soprattutto perché non è consultivo, quindi non c'è un incentivo verso la popolazione per utilizzarlo, dato che comunque c'è un costo non indifferente proprio di raccolta firme e di organizzazione. Se poi il tutto può tradursi in l'amministrazione può farlo o non farlo, ovviamente un gruppo di cittadini non sarà mai interessato a farlo. Quindi, referendum 2.0 l'abbiamo chiamato.
2.0 proprio per far andare oltre al modello, diciamo, marginale nella nostra politica che è stato fino ad ora. Abbiamo pensato a due fasi per renderlo uno strumento che funziona. La prima, che è quella a cui delibera presentiamo oggi, serve a introdurre il referendum propositivo e deliberativo senza quorum. E poi facciamo una slide, anche se non abbiamo il proiettore perché purtroppo si è rotto, dedicata proprio a spiegare perché deve essere tolto il quorum. E una fase 2, tutte le cose che vi dico sono sempre contenute, cioè sono possibili grazie alla legge 265 del 99, che è l'estensione del diritto di voto agli stranieri extracomunitari residenti. Questa è una cosa di cui si è parlato pochissimo, ma la legge già ora permette di estendere il voto dei referendum cittadini agli stranieri extracomunitari residenti. E un'altra estensione che è sempre permessa è ai maggiori di 16 anni. Questa sarà la fase 2, ovviamente. Prima introduciamo il referendum deliberativo e abrogativo, in una seconda fase con le modifiche ovviamente anche all'ufficio elettorale che dovrà permettere di avere delle liste che includono gli stranieri extracomunitari residenti, e non è una cosa facile, parlando anche con gli uffici ci vorrà un lavoro lungo, e l'estensione ai maggiori di 16 anni. Questa è la seconda fase. Ora avevo preparato uno specchietto per capire un attimo la situazione prima e dopo, cioè lo strumento referendum che abbiamo ora e lo strumento che avremo con questa modifica di statuto. Poi ovviamente vi stampo le slide per averle e utilizzare le informazioni. Di fatto, ora il referendum è consultivo e nella proposta ci saranno, oltre al consultivo, che l'amministrazione può usare per sapere cosa ne pensano i cittadini, il referendum deliberativo e abrogativo. Quindi deliberativo, faccio una proposta come cittadino, come cittadini, se vinco viene approvata. E un esempio è la Val d'Aosta. In Italia è stato utilizzato nel 2012 per la prima volta il referendum deliberativo, no, il referendum abrogativo vincolante, scusate. Per bloccare un inceneritore, il pirogassificatore di Aosta che volevano costruire, è stato bloccato dai cittadini da un referendum vincolante di questo tipo. Ed è stata la prima volta in Italia che è stato utilizzato. Firme necessarie. Ovviamente, abolendo il quorum, poi ne parliamo, serve comunque avere un pacchetto di firme adeguato. Comunque, la proposta deve essere fatta da un numero adeguato di cittadini. Ora, qual era la situazione? L'1,5% per i referendum consultivi e il 3% dei cittadini aventi diritto al voto su Milano per i referendum abrogativi, ma sempre consultivi. Quindi c'era sto giochino di parole nello statuto, in realtà erano sempre consultivi. Nessun referendum del Comune di Milano è mai stato vincolante e ora non potrebbe essere altrimenti. La nostra proposta invece è 15.000 firme. Ora vi spiego un attimo, questo rientra in un'ottica di semplificazione. Un primo ostacolo per i cittadini è proprio avere una percentuale. Quante firme sono? Boh, che liste elettorali vanno considerate? Boh, questo è già un ostacolo. Tu non sai esattamente quante firme raccogliere, l'1,5%. Sono circa 14-15, ma è un dato difficile da ricavare che soprattutto muta nel tempo. Quindi mi ha detto, noi per qualunque tipo di referendum i cittadini devono raccogliere 15.000 firme. Così sai un dato preciso e riesci anche ad organizzarti di conseguenza. L'efficacia, ovviamente prima nell'attuale statuto è non vincolante, quindi l'amministrazione può decidere di non attuarlo in totale autonomia, e da questa parte sarà vincolante per il referendum deliberativo, quindi fare una proposta, o abrogativo, revocare una proposta sbagliata dell'amministrazione. Il quorum, in questo momento è del 30% e nella nuova proposta non ci sarà. Proprio su questo avevo preparato l'ultima slide, che è proprio per spiegare una cosa che sembra in controsenso, ma come un referendum è valido anche se non partecipano il 50%, il 30% della popolazione. In realtà il quorum in tutti i paesi avanzati, come democrazia diretta, in particolare Stati Uniti, a livello di Stato, durante le ultime elezioni negli Stati Uniti, oltre, vabbè, alle informazioni di stampa proprio sul conflitto elettorale per la Casa Bianca, sono stati svolti più di 100 e passa referendum a livello statale. O in Svizzera, che è ovviamente l'altro esempio come stato avanzato. In tutti questi paesi, e in generale dove si vuole potenziare la democrazia diretta, il quorum viene tolto, perché di fatto viene utilizzato strumentalmente. Come,
vi ricorderete, ci sono stati politici che sui referendum nazionali invitavano ad andare al mare. Questo perché? Perché una piccola minoranza può giocare sul fatto che l'astensione viene sommata al no. E si possono fare degli esempi semplici dove c'è una fetta della popolazione maggioritaria, cioè grossa, come percentuale che vuole approvare il referendum. Ce n'è una piccola che non lo vuole. Questa qui, non andando a votare, sommandosi agli astenuti, vince. Questo ovviamente è una delle storture del quorum. Chi usa il quorum vince facile, perché la miglior campagna elettorale, soprattutto quella più economica, è non parlare del referendum e invitare a non andare a votare. Togliendo il quorum, invece, si attiva un circolo virtuoso di partecipazione, perché sia l'amministrazione, se è la parte che non vuole il provvedimento, che nel caso la parte del no, sarà spinta a fare campagna, spiegare perché questo provvedimento non ha senso. E un esempio in Svizzera è come fa l'amministrazione prima dei referendum: manda un foglietto a casa, che può essere cartaceo o in formato elettronico per abbattere i costi, dove c'è un foglio diviso a metà, da una parte ci sono le domande e le risposte del comitato promotore e dall'altra quelli dell'amministrazione o del comitato contrario al referendum, in modo da avere i pareri scritti senza modifiche da parte dell'amministrazione, pro e contro. E per farsi un'idea, ovviamente. Ovviamente aumenta la partecipazione. Noi siamo abituati ai referendum dove c'è il 5%, il 4% che partecipa, il 90% contro e il 95% no. Non è un caso, è perché c'è il quorum, perché è più facile non andare a votare per noi, per invalidare il risultato. E proprio per questo viene tolto, ovviamente, mantenendo un numero di firme adeguato alla raccolta. Ora mi taccio e passo la parola proprio per Livio, che è il primo firmatario di questa proposta, che vi spiega un attimo i passaggi per portarla a votazione in consiglio, ovviamente perché abbiamo deciso di fare questa modifica come delibera di iniziativa popolare. E poi Silvano, ovviamente, che ci parlerà dell'aspetto della democrazia diretta in regione, come può essere di fatto esteso negli altri ambiti sovracomunali. Grazie. Grazie Mattia. Per una questione logistica. Cambiatevi di posto così vi diamo risposta. Giustissimo. Zut, fatto. Allora, grazie Mattia. In realtà io non sono che un cittadino comune, sono loro gli eletti.